ci si pone davanti all'avatar di Dante, premendo questo pulsante si attiva un sensore moderno di riconoscimento facciale. Si chiama Divina ed è un avatar in grado di tradurre i volti in maniera univoca ed associare loro una terzina di versi della Divina Commedia. Tal parve Anteo, a me che stava a bada, onde gli stolti sogliono augurarsi. Troppo da me a questa dismisura, non male. Si tratta di un progetto che rientra nell'ambito degli eventi con cui il Consiglio regionale della Toscana celebra i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. È un modo nuovo per avvicinare i giovani, ma dico anche i meno giovani. Ho rivisto un Commodore 64 che non vedevo da tempo, a quello che è il più grande poema della storia, la Divina Commedia, e per avvicinare il sommo poeta all'oggi, al moderno. Insomma, qualcosa di stupefacente. Il viaggio di Divina è iniziato proprio da Arezzo, ospite sino al 10 settembre delle sale del percorso espositivo I colori della giostra in Palazzo Comunale. Vediamo se con questo riusciamo a dare un'ulteriore spinta alla presenza turistica ad Arezzo. È sicuramente una cosa originale e sicuramente incuriosisce, quindi ringrazio sinceramente la Regione per averci dato questa possibilità di essere i primi. A realizzare l'Avatar, progetto di intelligenza artificiale e tecnologia avanzata, il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale dell'Università di Pisa. La parte tecnologica sfrutta dei sensori di riconoscimento facciale che codificano in maniera univoca la faccia di ognuno di noi e grazie a questa codifica restituisce all'utente che si approccia una terzina composta da versi presi casualmente dalla Divina Commedia. L'obiettivo sicuramente è quello di celebrare Dante, che è il primo nella lista dei ringraziamenti per averci consegnato un testo senza tempo, quindi che ha affascinato tante persone, e quello poi di unire delle generazioni di persone attraverso tutte le tecnologie che abbiamo messo in campo, dagli anni 30 con la telescrivente ad oggi con i computer di ultima generazione.